La capitale ha visto il moltiplicarsi di biciclette e mezzi elettrici in questi giorni. Abbiamo chiesto a chi si muove sempre in bici che novità ha trovato in strada. Abbiamo notato che c'è molta gente, molta più gente di prima, che usa la bicicletta per spostarsi in città. Ci sono anche molte più piste ciclabili adesso, che è una cosa molto positiva, ma non è una cosa risolutiva. A Roma ci sono molti falsi miti. I Sette Colli, Roma è grande, ci sono le buche, i San Pietrini, ma in realtà il vero limite dello sviluppo della mobilità sostenibile romana è la sicurezza stradale, cioè ci sono troppe infrazioni al codice della strada e ci sono 660 macchine per 1000 abitanti. Noi non pensiamo che tutti i romani debbano andare in bicicletta, ma adesso con l'invenzione della bicicletta a pedalata assistita molti dei limiti sono stati sicuramente superati. La ripartenza nel segno della sostenibilità a Roma è accompagnata dalla totale apertura della città alle auto. Ben venga che finalmente si parli di città sostenibili, di mobilità dolce e di mobilità leggera. Però non c'è più tempo per tenere tutto assieme, bisogna scegliere. La ZTL aperta non va bene perché dà l'illusione che si possa arrivare in centro in macchina comodamente. Non è così. Anche per gli esercenti e per gli esercizi commerciali è molto meglio una città vivibile, piena di pedoni e di biciclette. Ad oggi, per il codice, la bici è un veicolo soggetto alle stesse norme degli altri veicoli circolanti su strada. Mentre per la legge De Caro Gandolfi del 2017 la mobilità ciclistica è una priorità per le città.